Terminati a Guardia Sanframondi i riti settennali con la cerimonia di chiusura della lastra, appuntamento al 2024. Nuovo look per la Cappella di San Rocco e per la Casa Comunale, eventi d'arte a Casa Marchitto, a Puglianello la prima edizione della rassegna culturale Incontri. Ondata di maltempo in Campania, scuole chiuse a Torre del Greco, smottamenti nel Salernitano, fiumi di fango in Irpinia, tetti divelti nel Casertano, danni alla Reggia, giovedì, nuovo peggioramento. Trovati Kalashnikov, pistole e droga in un Ruder nel Napoletano, in due borsoni, sequestro dei carabinieri a Castellammare di Stabia. Calcio Serie A, il Toro fa bottino pieno al Ciro Vigorito trovando il gol partita al minuto numero 92, Benevento ancora una volta beffato nei minuti di recupero, Napoli cinico tiene il passo a Bologna, apre Caglion, poi Mertens e Zielinski dilagano nel finale. Nuovo appuntamento con l'informazione targata Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dalle nostre notizie di apertura, dai nostri titoli, con la chiusura della lastra sono terminati a Guardia Sanframondi i riti settennali, appuntamento ora al 2024, intanto riviviamo con il servizio le emozioni dell'ultimo giorno, vediamo. Chi ha ringraziato, chi ha chiesto, chi ha sperato, chi ha sognato, tutti con gli occhi puntati sulla maestosa e solenne statua dell'Assunta, tutti, nessuno escluso, ognuno nel silenzio del proprio cuore, nella propria intimità, tutti presenti a Guardia Sanframondi, carichi di emozione, amore, fede e devozione, per non perdere l'atto conclusivo dei riti settennali, la cerimonia di chiusura della lastra. Nella chiesa dedicata alla Vergine, la concelebrazione officiata dal Vescovo della Diocesi di Cerreto Telese Santa Cata dei Goti, Don Mimmo Battaglia, vescovo che padre Giustino Di Santo, parroco e rettore del santuario, ha ringraziato per la sua presenza, prima volta nei riti e quarta partecipazione nell'edizione 2017. Dalle parole del profeta Ezechiele al ritornello del Salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, fino al Vangelo secondo Matteo. Il vescovo per l'omelia ha preso spunto dalle pagine appena lette per la sua densa e significativa omelia. Prima ancora anch'egli ha ringraziato tutti per la bellissima testimonianza. Siamo qui per la chiusura dei riti che in realtà non chiudiamo. Tutto rimane aperto, ha sostenuto Don Mimmo, che ha anche girato a tutti una riflessione. Abbiamo davvero vissuto i riti? Hanno cambiato qualcosa nei nostri cuori? Una cosa è certa, ha ammesso, l'Assunta ci ha affidato e consegnato una parola importante e non possiamo non viverla. Non abbiamo il diritto di essere amati, ha proseguito, ma di essere amabili e di restituire l'amore diventando custodi e sentinella dei nostri fratelli. Amatevi, fidatevi e cercate sempre l'amore. Abbiate il coraggio di andare incontro agli altri, soprattutto chi ha commesso sbagli nei nostri confronti. La Madonna ci consegna il suo sogno, una comunità che si guarda negli occhi e che si prende per mano. Don Mimmo ha invocato una chiesa più samaritana. Non ci può essere amore se non c'è verità. L'amore senza verità è occasionale, è sterile, non ha futuro. Nel frattempo è piovuto e abbondantemente da far pensare il peggio. E invece, dopo la celebrazione e l'esecuzione di un canto da parte dei cori, dei quattro rioni, il cielo si è aperto. La statua è stata consegnata dal clero ai fedeli, è seguita la processione in piazza San Filippo e il ritorno dell'Assunta nel santuario per arrivare al momento clou di domenica 10 settembre. Tre chiavi, tre mandate, la Vergine Assunta è tornata al suo posto. Applausi spontanei, canti, lacrime, sorrisi. In braccio, sul lato sinistro, l'Assunta ha Gesù, davanti a sé, gli occhi di un altro bambino, Michele, un piccolo fedele che Don Mimmo Battaglia ha più volte citato nell'omelia per una promessa fatta e che ha voluto al suo fianco, una presenza che ha rappresentato una novità assoluta nella storia dei riti settennali. Puglianello, la prima edizione della rassegna culturale Incontri, la rassegna è stata aperta con l'inaugurazione della restaurata Cappella di San Rocco. Il servizio. A Puglianello la prima edizione di Incontri, la rassegna culturale promossa dal comune e patrocinata dalla provincia di Benevento è stata inaugurata con l'apertura al pubblico della 500esca Cappella di San Rocco, già di patronato dei baroni puglianellesi, donata al comune di Puglianello dalla famiglia Iannotti e restaurata a cura della stessa amministrazione. Era una struttura abbandonata, invocava una soluzione, la gente aveva un forte sentimento religioso verso San Rocco. La concomitanza e la sensibilità da parte della famiglia Iannotti ha fatto
sorgere in noi l'idea di impegnarci fortemente nel recupero e nella valorizzazione di questa struttura. Grazie alla famiglia Iannotti, l'amministrazione comunale ha riservato delle somme importanti, grazie alla sovrintendenza che ha seguito attentamente la realizzazione di questa opera attraverso l'utilizzo di materiali appropriati. Oggi restituiamo un piccolo gioiello alla comunità, soprattutto al sentimento religioso della nostra comunità. E questo per un'amministrazione, per un sindaco, è un momento di grande soddisfazione. Speriamo di poter continuare, anche perché, come ho appena detto, queste tre memorie storiche, il castello, la cappella di San Rocco e Villa Marchitto, devono dialogare tra di loro. Nella misura in cui riusciremo a tanto, potremo dire effettivamente di aver determinato un sistema virtuoso per l'effettiva crescita della nostra comunità. Tutto ciò si canalizza all'interno di una rassegna incontri che come amministrazione provinciale patrociniamo moralmente e che grazie all'amministrazione comunale di Puglianello vedrà una rassegna musicale di musica jazz importante questa sera. Ringrazio personalmente il presidente del conservatorio Caterina Meglio e il direttore Giuseppe Ilario per averci omaggiato di questo importante momento musicale. Successivamente ci sarà una mostra molto importante, perché Puglianello sta puntando molto su un polo culturale che nei prossimi mesi avrà altrettante iniziative che guarderanno con un'attenzione molto molto forte all'intero comprensorio, e credo che faremo un modello che sarà rappresentato anche ai vertici della Regione Campania per calare un'iniziativa importante che genererà non solo un momento di crescita culturale ma anche un circuito economico e turistico importantissimo che con intelligenza sul piano parallelo si andrà a generare in termini provinciali. Una cappella riconsegnata alla comunità dopo anni di degrado, un recupero conservativo eseguito su una bellezza che rappresentava una vera e propria emergenza architettonica. La cappella San Rocco è una cappella cinquecentesca alle spalle del castello baronale di Puglianello. Era stata per lungo periodo in abbandono per le varie successioni di proprietà dopo essere stata di patronate del barone, arrivata in proprietà alla famiglia Iannotti, che un paio di anni fa l'ha donata al comune di Puglianello e che ne ha eseguito un eccellente restauro con risorse comunali. La cappella è interessante perché è già citata in una visita pastorale di Monsignor Savino nel Cinquecento e la definisce come propre castrum abebat picturam in paretam, il che significa era affrescata, ma dal restauro non sono emerse le pitture. Probabilmente i vari interventi di recupero, di ristrutturazione hanno annullato gli affreschi che erano le pareti. È probabile che la cappella, che originariamente era un'edicola votiva, all'atto in cui si decise di seppellire il barone, il quarto barone di Puglianello, Francesco Maria Paolella, all'interno, fu trasformata da edicola votiva a cappella, e quindi a quel punto probabilmente furono fatti dei lavori di ristrutturazione tali da annullare gli interventi precedenti. Non ci sono state particolari problematiche, gli interventi sono stati fatti in maniera molto meticolosa. L'unica difficoltà che abbiamo riscontrato è stato il tetto, quando abbiamo operato sul tetto, che è stato il primo intervento che abbiamo fatto, e perché abbiamo trovato delle travi in legno che non erano in buono stato di conservazione. Infatti c'è stata la sostituzione delle travi similari a quelle che erano esistenti. Abbiamo riscontrato un altro piccolo problema quando abbiamo tolto il pavimento, che abbiamo scoperto la tomba del barone del castello. Poi per il resto nessun'altra problematica. È stato abbastanza tranquillo come intervento, grazie anche alla direzione dei lavori, alla sovrintendenza che comunque ci ha coadiuvato passo passo, e quindi i piccoli problemi sono stati risolti. Nello stesso pomeriggio il taglio del nastro di un'interessante esposizione ospitata però in questo caso a casa Marchitto. Vediamo.
La prima edizione di Incontri, rassegna culturale promossa dal Comune e patrocinata dalla provincia di Benevento, oltre a richiamare uno spazio in costruzione, un terreno di confronti, un andare oltre, ha inteso riaffermare a Puglianello la possibilità di vivere un luogo illuminato da mostre d'arte, da libri, da musica, da memorie, da storie e da quant'altro appartiene alla cultura. Nel giorno dell'inaugurazione, infatti, negli spazi di Casa Marchitto è stata presentata la mostra Letizia Burgos, a cura di Francesco Creta e Fernanda Garcia Marino. La scelta da parte dell'amministrazione di avermi come curatore per questa mostra mi ha fatto enormemente piacere. La scelta della Burgos è stata una scelta interessante, finalmente riuscire ad avere un discorso che vada oltre il contesto campano, italiano e creare un discorso con l'internazionale, creare un discorso con l'Argentina, con un posto a cui siamo molto legati, anche per l'immigrazione. Abbiamo una tradizione molto lunga di confronto e dialogo con il paese sudamericano. Letizia Burgos è un'artista particolare, è un'artista che ha recuperato una tradizione forte, la tradizione della produzione e del supporto. Una carta fatta a mano che ricorda le tradizioni orientali, una carta dove ogni singola trama, ogni singolo filo è importante per la sua produzione. Una produzione fatta principalmente di xilografie, di acquaforti, di tecniche miste, dove ogni singolo quadro rispecchia il suo supporto fino in fondo, dove ogni singolo supporto è parte integrante del quadro, è la parte fondamentale del quadro. Inauguriamo una mostra che comprende 31 opere di diverse tecniche e diversi formati, e in una lettura diciamo in chiave astratta con la presenza delle figure, ma soprattutto con una poetica tratta dall'immaginario latinoamericano, in corrispondenza anche con un lungo percorso suo delle tecniche orientali, soprattutto quelle giapponese e cinese, e una produzione propria artigianale della carta in tutte le sue possibilità. Letizia Burgos, artista argentina specialista in tecniche di stampa, per la prima volta in Italia è intervenuta a Puglianello per il taglio del nastro. Sono molto contenta di esserci stasera, è per me un grandissimo piacere, sono molto grata dell'opportunità che mi è stata fornita. Soprattutto mi fa molto piacere vedere l'insieme di tutte le arti, della musica e di portare a voi l'arte latinoamericana. È seguito un intrattenimento musicale a cura del Conservatorio Nicola Sala di Benevento. La rassegna è stata anche l'occasione per consegnare alla comunità la casa comunale completamente rifatta. Vediamo. La rassegna culturale Incontri, voluta dall'amministrazione Bartone di Puglianello e patrocinata dalla provincia di Benevento, è proseguita sabato 9 settembre in mattinata nel salone di Casa Marchitto. Massimo Bignardi e Ferdinando Creta hanno presentato il catalogo della mostra Cascello Opere 1993-2016 con la partecipazione dell'artista Angelo Cascello. In pomeriggio, alla presenza di autorità civili e religiose, è stata inaugurata la rinnovata Casa Comunale ed in particolare la Sala Consiliare, l'ufficio del sindaco, arricchite con opere d'arte di artisti di fama sovranazionale, tra questi Antonio Biasucci con 5 opere della serie dei Pani. Per me è una collocazione molto particolare perché Puglianello appunto è un piccolo paese di provincia. Io su invito del dottor Creta sono qui, felicemente qui devo dire. E la scelta del soggetto, che sono 5 pani, per fare il pane sono necessari 4 elementi, terra, aria, acqua, fuoco, e quindi è un soggetto essenziale che parla dell'uomo ma nella sua totalità, che è legato alle memorie del luogo. Penso che sia una collocazione opportuna all'interno della sala consiliare, perché in qualche modo tutte le scelte, le opinioni
devono confrontarsi con questa essenza che è il pane. Presenti nella sala consiliare anche opere di Ugo Levita e Francesca De Angelis. Nell'ufficio del sindaco, in mostra per così dire permanente, opere del sannita Italo Mustone, Angelo Cascello ed una serigrafia realizzata da Mimmo Palladino nel 1998. Per dare una lettura dell'arte contemporanea anche alla, diciamo, a un'espressione del territorio in un certo senso. E io donai questo mio primo lavoro in cui è quasi un'esplosione di un seme, ecco questo, che è una sfera di un seme che scoppia, si evolve e crea questa situazione che oggi, grazie all'intervento e grazie alla costanza di Ferdinando, si sta realizzando a Puglianello e si può vedere con le opere di Biasucci e degli amici, altri artisti che saranno presenti adesso e nel futuro penso che ci saranno ancora molte opere. Ha curato l'impaginazione delle opere presenti nell'aula consiliare il puglianellese studioso dell'arte Francesco Creta. La scelta degli artisti in questa sala è stata molto complicata, a parte scegliere qualcosa che possa rappresentare in toto un territorio è molto difficile, soprattutto quando si tratta di contemporaneo. Avere la fortuna di avere un fotografo che è originario di Dragoni, quindi di un territorio relativamente vicino, che ha trattato un tema come il pane, che è importantissimo per la tradizione di un piccolo paese come Puglianello, è importantissimo, anche se le forme di pane di Antonio Biasucci sono qualcosa di completamente diverso. Nascono come pane, diventano spiriti, diventano illusioni, diventa tutto quello che c'è dietro, quel processo creativo che rimane impresso nella forma di pane. Parlare invece di Ugo Levita è parlare di un mondo diverso, di un mondo magico, di qualcosa che è rimasto fermo nel tempo. La partenza della Belle, Un nuovo volto per la bestia, è un ensemble, qualcosa di stupendo per quanto riguarda le citazioni, per quanto riguarda le scelte compositive, dalle citazioni di un artista come Franz Xaver Messerschmitt, artista tedesco che è famoso per gli autoritratti di genere, a una citazione bellissima del soldato raffigurato da Robert Capa durante la guerra. Francesca De Angelis è colore, è la forza di un semplice tratto, di uno schizzo, che dà una potenza anche nei piccoli formati, ma sui grandi formati esplode dando un'idea completamente diversa, una sensazione diversa, una forza che raramente si vede in un artista che fa astratto. Ma qual è il rapporto tra l'arte contemporanea e Puglianello? A spiegarcelo il critico d'arte, Ferdinando Creta. Beh, un rapporto interessantissimo, per certi versi imprevedibile. Nasce nel lontano 1992, quando negli spazi attualmente occupati dal locale Istoria Birreria, facemmo una prima mostra, una mostra che si chiamava Girotondo. E per girotondo si intendeva un giro intorno al mondo Italia nell'arte contemporanea. Portammo in quella circostanza negli spazi del Castello Baronale di Puglianello artisti che poi hanno avuto uno sviluppo, un successo enorme, giusto per fare qualche nome, Andrea Di Marco, Fulvio Di Piazza, ma che dire, Ladonini e un'altra serie di giovani artisti per l'epoca, Igor Verrilli, che poi ha avuto un suo sviluppo straordinario nel suo percorso artistico. E poi si è continuato, in quella circostanza fui molto sostenuto da un artista che ormai non dipingeva più da tempo, che era Enrico Bogli, il quale nel catalogo mi fece un testo quasi provocatorio, lanciando una sfida a Puglianello sul contemporaneo. Poi è continuata nel 98 soprattutto, quando in occasione del cinquantenario dell'autonomia del comune immaginammo con l'amministrazione comunale, e a questo punto ho l'obbligo di dire che c'è stata una grande sensibilità da parte del sindaco Donino Bartone e dei suoi collaboratori a sposare la causa del contemporaneo a Puglianello, che oggi sta dando risultati.
Siamo alla pagina della cronaca. Nelle ultime 36 ore i vigili del fuoco hanno risposto ad oltre 1600 richieste di intervento dovute al maltempo che ha colpito l'Italia. L'ondata ha raggiunto anche il sud Italia. In Campania sono stati effettuati 219 interventi. Nel dettaglio, disagi a Napoli città, scuole chiuse a Torre del Greco, scantinati allagati da pietre e fango nella Vellinese, disagi alla circolazione dei treni della Circumvesuviana tra le province di Napoli e Salerno, allagamenti nel napoletano, tetti divelti nel casertano, paura nell'aversano e a Marcianise, mare grosso nel golfo, problemi anche a Capri, danni al parco della Reggia di Caserta, allagamenti e smottamenti nel salernitano. Intanto, sostengono gli esperti, breve tregua dopo un mercoledì di sole, un nuovo deciso peggioramento è probabile già giovedì, in particolare al nord e sulla Toscana. Ancora cronaca, auto contro moto, paura per un giovane di Guardia Sanframondi. L'incidente si è verificato a Telese Terme nella serata di sabato. Vediamo. Ancora un incidente, uno scontro, uno schianto. Le strade continuano ad essere teatri di terribili impatti. Sabato sera ha destato e ancora desta preoccupazione un sinistro avvenuto poco prima delle 19 tra una moto e un'auto in via Roma, a Telese Terme. Due feriti, uno in gravi condizioni e trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale Rummo di Benevento. In codice rosso, un 26enne di Guardia Sanframondi che viaggiava in sella alla due ruote. Meno critiche le condizioni dell'altra persona coinvolta, il guidatore della Fiat Punto, 46 anni, del centro termale, accompagnato invece al nosocomio di Santa Agata dei Goti. Sul posto per gli accertamenti carabinieri della locale stazione, militari che sul luogo dell'incidente hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione della dinamica. Secondo una prima valutazione sembra che la Fiat Punto stesse svoltando a sinistra per poi impattare contro la moto, traffico rallentato per permettere i soccorsi. Tutto è ancora al vaglio degli uomini dell'arma. Trovati fucili, pistole e droga in un rudere nel napoletano, nel servizio. Due borsoni con Kalashnikov, pistole e revolver, caricatori, cartucce, passamontagna e 8 etti di hashish sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri in un rudere nascosto dalla vegetazione a Rione Moscarella a Castellammare di Stabia. La droga ritrovata è stata distrutta, invece le armi sono state inviate a RACIS di Roma per gli esami balistici e per verificarne l'eventuale precedente impiego in episodi di intimidazione o di sangue. A Secondigliano, invece, nelle Case Celesti, i carabinieri hanno sequestrato droga di tutti i tipi. I militari hanno fatto irruzione nei palazzi e hanno scoperto il nascondiglio della droga destinata alla piazza di spaccio del complesso di edilizia popolare, l'area che è sottoposta all'influenza del clan dei Marino. Il nascondiglio si trovava sull'ultimo pianerottolo all'interno di un contenitore di metallo ad apertura telecomandata, in un intercapedine a fianco del vano ascensore. Nello stesso momento, sui gradini San Matteo a Toledo, nei quartieri spagnoli, i carabinieri hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti Vincenzo Esposito, un 53enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, che è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti circa mezzo chilo di marijuana, tenuta nascosta nel vano contatore. E siamo alla pagina sportiva, il Napoli a Bologna impara che si può vincere anche con minor brillantezza, un po' di cinismo in più del solito. La vittoria al Dall'Ara è di grande importanza anche per il modo in cui è maturata. La vittoria consente di tenere il passo di Juve-Inter e di aprire nel migliore dei modi il Tour de Force delle 7 partite in 20 giorni. E mentre la curva di casa si consola con i soliti brutti cori sui napoletani e il Vesuvio, la ditta Sarri confeziona un triangolo in aria finalizzato da Zielinski in scivolata per un 3-0 finale. Il Toro fa bottino al Ciro Vigorito trovando il gol, partita in pieno recupero al minuto numero 92 dopo aver sofferto per tutto il corso del match. Ancora una volta quindi il Benevento è stato beffato nei minuti di recupero, come nella prima apparizione casalinga della massima serie prima della sosta, quando il gol al 98esimo del pareggio contro il Bologna segnato da Capitan Lucioni era stato annullato dopo la lunga consultazione al VAR. Per la Strega è la terza sconfitta consecutiva e se l'attacco continuerà ad avere questo rendimento, la salvezza diventerà un'autentica impresa. E prima di chiudere e di lasciarvi alle previsioni del tempo, vi informo che dopo il TG andrà in onda uno speciale, una sintesi della domenica vissuta a Guardia Sanframondi, di cui ci siamo occupati in apertura in occasione della chiusura della Lastra. A voi tutti un buon proseguimento. Arrivederci.
Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento curato da ilmeteo.it. Previsioni per martedì 12 settembre 2017. Ultimi disturbi al nord, locali piogge e temporali su parte del centro-sud, sia pure con intensità minore e più isolati rispetto ai giorni scorsi. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino qualche rovescio, al nord-est e più occasionali sulle Alpi di confine. Deciso miglioramento già dal pomeriggio con fenomeni in cessazione ovunque e cielo di nuovo sereno o poco nuvoloso. Al centro precipitazioni tra Toscana, Umbria e Marche, soprattutto sulle aree interne e appenniniche. Deciso miglioramento entro sera notte. Al sud nella prima parte della giornata locali piogge solamente sulla Campania e sulla Calabria, migliora però già dal pomeriggio salvo ancora disturbi sulla Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. I venti saranno moderati, localmente forti da ovest, sud-ovest. Le temperature risultano essere in calo, minime tra i 12 e i 22 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo all'incirca 25 gradi al nord, 27 gradi al centro e fino a 30 gradi al sud.